Buone giornate. Poniamo, un nostro amico va in libreria e vede un romanzo. E si avvicina per dargli un'occhiata e pensa più o meno così. Romanzo. Titolo: La Russia non esiste. Vediamo cosa dice dietro. E guarda il nostro amico, quella che in gergo si chiama la quarta di copertina. A noi hanno dato il diritto di uccidere. È una tempesta e noi siamo le onde. Magari hai ragione tu, sta arrivando un diluvio universale, ma noi siamo le onde. E dove scappa un'onda in un diluvio? Il nostro amico legge e pensa, è tra virgolette, queste frasi sono tra virgolette. Questo qui deve essere un assassino che parla con un altro assassino. Non ha voglia di uccidere, ma si vede che deve. Una storia così. Sì, interessante, sì. Prezzo? 28 euro. Beh, è grosso. Quante pagine ha? 1.000 pagine. Ma sì, comunque 1.000 pagine, cosa vuol dire? Come dire, 5 romanzi di 200 pagine l'uno. Non è quello, non è il prezzo, non sono le 1.000 pagine. È che è un romanzo. E io, pensa al nostro amico, io non leggo romanzi da tanto tempo. I romanzi si leggono da ragazzi, da giovanissimi. È vero? Riflettiamoci un po' insieme. Cosa vuol dire leggere un romanzo? E perché tante persone preferiscono i saggi? Proprio si voltano via dai romanzi, preferiscono i saggi o gli articoli di giornale. Perché? Ragione numero uno. Eh sì, i libri di saggistica, i manuali, gli articoli di giornale ti informano. Cosa vuol dire ti informano? Vuol dire che danno alla tua mente la forma necessaria per appartenere al mondo attuale. Non è una forma grande, è una forma piccolina. Che il tuo posto nel mondo attuale è un puntino. Ecco, l'informazione che ti arriva vuol dire stai lì, chiusa lì, chiuso lì, dal tuo posto. Il romanzo invece ti porta lontano. Questo romanzo, per esempio, comincia nel 1919 e finisce nel 1945. Ti porta in Russia, in Ucraina, dove a quel tempo stava cominciando la guerra che continua adesso, in Siberia, in Germania, in Austria e in Francia, e non ti ci porta attraverso notizie di giornale, ma attraverso gli occhi e le vite dei personaggi di questo romanzo. Da quella grande distanza in cui tu ti trovi leggendo cose del genere, tu ti volti e vedi il mondo attuale che pretende la tua presenza, ecco, lo vedi in una prospettiva più ampia. Tanta gente ha paura di essere portata lontano in questo modo. Perché? Perché direbbe il mio amico di prima, perché se mi succede di essere portato così lontano, io mi disconnetto dalle mie abitudini, dalle mie ansie, dal mio senso del dovere. Se mi capita di essere portato così lontano da un romanzo, il mio senso di colpa si risveglia. Perché? Perché là lontano, dove mi porta un romanzo, io farei un'esperienza di libertà. E la libertà, pensa il nostro amico, è una cosa troppo bella. Non me la posso permettere perché io sono troppo impegnato, sono troppo, diciamo, obbligato. La pensi anche tu così? Ma dai. Grazie per l'attenzione.
Questa è solo la prima puntata della nostra conversazione su cosa vuol dire leggere un romanzo e sul perché si scrivono i romanzi. A presto.